che è ancora in corso, che a un certo momento però è stata portata con grande professionalità, con grande cautela, che non è finita, che si sta allargando. Cosa ci può dire a questo momento? Ecco, l'indagine che è stata dettata non dai nostri tempi, ma dai tempi degli indagati, perché evidentemente quando avevamo documentato che c'era una seconda dazione di denaro dovevamo intervenire. Cioè, e nel momento in cui avevamo prove certe di una flagranza, che questa era collegata ad un atto amministrativo contrario, dovevamo intervenire sia per trovare il riscontro al denaro, sia perché non potevamo consentire che si commettesse un reato davanti ai nostri occhi. Questo ovviamente comporterà delle conseguenze, nel senso che l'attività tecnica si riduce, però tutti gli elementi che abbiamo raccolto potranno essere, diciamo, poi analizzati leggendo i documenti, la corposa mole di documenti che sono stati sequestrati, e visto che dalle intercettazioni si comprende qual era il modus operandi, noi siamo fiduciosi del fatto che nei documenti si possano trovare vari riscontri al fatto che effettivamente molte gare erano pirotate. Quindi questo è il nostro obiettivo. Verrà fatto in totale riservatezza, con una DAI ci vorrà del tempo e gli indagati sicuramente aumenteranno nel numero, però sul punto, insomma, siamo fiduciosi dell'esito. Un'idea del tempo che ci vorrà ancora? L'avete parecchio tempo, non possiamo farlo. Entro l'anno? Sì, direi non prima, sì, perché la documentazione è cosa, dobbiamo ascoltare anche molte persone informate sui fatti, insomma l'attività è ancora corposa, però insomma sono fiducioso anche per il fatto che chi opera, insomma, sono ragazzi molto in gamba e quindi ci credono molto in questa indagine, il nucleo investigativo, per cui diciamo sicuramente siamo fiduciosi sull'esito. Il discorso è che c'era un cartello, avevano creato un cartello di aziende dove si mettevano d'accordo, dove c'era uno che con l'accordo degli altri faceva un'offerta al minimo. Questo è quello che emerge nelle gare che abbiamo contestato, sì, e quindi c'era un accordo un po' fra tutti che potesse essere finalizzato a dire se questa gara la vinco io, poi magari la prossima la vince l'altro. E così fosse, insomma, questo è emerso. E voi avete lavorato con grande serietà, con grande anche capacità, perché siete andati avanti per mesi di indagini, la città, il contesto sociale non si è accorto di niente, quindi per dare anche dignità a questi imputati, che a un certo momento era giusto anche però entrare, colpirli e arrestarli. Sì, diciamo che, come ho detto prima, la città è piccola, tutti si conoscono, e quindi insomma diciamo abbiamo dato veramente tante cautele, perché insomma non ci bastava un nulla per venire in meno, bastava una voce del fatto che ci potesse essere questa attività, e quindi insomma abbiamo dato particolari accorgimenti, abbiamo secretato il fascicolo, e è stato proprio scelto anche il nucleo investigativo, cioè, perché insomma, sappiamo che sono, oltre che altamente specializzati, anche garantiscono la totale riservatezza nel fare le indagini. Anche il pubblico ministero, insomma è stata tutta una scelta che garantisse che si potesse procedere in una materia così delicata, perché io posso dirlo, è delicata proprio questa attività. A un certo momento sono scattate le manette per impedire che il reato potesse essere ancora ripetuto e continuato. E questo dovevamo assolutamente, come ho già detto prima, secondo me andava fatto nella maniera più assoluta. Dispiace poi dal punto di vista umano, che capisco questa situazione, però cioè, quello che prevale era insomma, l'accertamento del fatto. Ecco, l'inchiesta è partita da una fonte confidenziale, ma la fonte confidenziale aveva, diciamo così, illustrato un sistema di appalti già, oppure l'avete scoperto strada facendo? Era abbastanza circostanziato, di più non posso dire. Grazie. Grazie.